Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Android Mod. Anker è un brand che negli ultimi anni si è fatto strada nel mondo degli accessori e-tech per l'ottimo rapporto qualità-prezzo dei propri dispositivi. Qualche settimana fa mi hanno contattato chiedendomi di recensire un paio dei loro prodotti e, siccome ne ho già due di tale marca, ho deciso di presentarveli insieme e spiegarvi perché, secondo me, meritano di essere acquistati. Vediamoli dopo la intro. Prima di iniziare vi ricordo che in descrizione trovate i link di Amazon a tutti gli oggetti che vi mostrerò e che se acquisterete qualcosa sul portale, per supportarmi vi basterà farlo tramite gli URL qui sotto. A voi non costerà nulla di più, ma a me arriverà una piccola percentuale che potrebbe tornarmi utile per migliorare l'attrezzatura. Detto questo, partiamo con il primo gadget. Si tratta di un cavetto, ma non uno qualsiasi in quanto ha diverse particolarità. Prima fra tutte il doppio strato esterno di nylon, il quale lo rende resistente e assolutamente a prova di eventuali strattoni che possono capitare durante l'utilizzo quotidiano. La seconda è che ci sono tre modelli e se da un lato c'è sempre la classica presa USB di tipo A, dall'altra potrete scegliere se avere una USB-C, una micro USB o una Lightning, perciò è adatto a vari tipi di device. Infine, oltre alla ricarica, supporta il trasferimento dati, cosa che non tutti i cavi fanno e che è sempre apprezzata. Arriva nella classica scatola bianca e blu di Anker, all'interno della quale, una volta aperta, non troverete solo l'accessorio, ma anche una comoda custodia per trasportarlo e proteggerlo. E quest'ultima, davvero elegante e grande all'incirca quanto un portachiavi, contiene una fibbia in velcro per alloggiare il prodotto e presenta all'interno una calamita che farà in modo che non si apra. Ah, e i modelli con micro USB e Lightning sono disponibili in tre colorazioni, ovvero rossa, nera e bianca, e in due lunghezze, 90 e 180 cm. Il prezzo non è basso, 10 euro, ma contando la custodia e le caratteristiche mi sento abbastanza di consigliarvi questo Powerline Plus. Il secondo è un hub USB estremamente piccolo e leggero, ma comodo e potente. Io l'ho comprato qualche mese fa per attaccarlo dietro al monitor, in modo da ricavare da una delle due entrate USB di quest'ultimo quattro ulteriori porte a cui collegare i LED e tre cavi per caricare i miei dispositivi tramite il display quando sto alla scrivania. La leggerezza vi consente di fissarlo ovunque senza che si stacchi, ma allo stesso tempo è robusto e potrete portarlo in giro stando tranquilli che resisterà anche a eventuali urti. Inoltre, Anker ha lasciato uno spazio con un po' di gioco all'attacco del cavo in modo che non si pieghi eccessivamente, rovinandosi. Tutte e quattro le uscite USB supportano la ricarica rapida e, per il costo di 13 euro, è difficile trovare di meglio. Ma veniamo ora ai due prodotti principali, quelli che più mi hanno stupito e soddisfatto per la loro eccellente qualità. Una power bank e uno speaker. La prima è il modello Power Core da 27 euro. L'ho acquistata la scorsa estate in quanto viaggiando parecchio e giocando parecchio a Pokémon Go avevo bisogno di una riserva di energia per il OnePlus 2 in modo da non rischiare di ritrovarmi senza telefono a metà giornata. Di sicuro non è un peso piuma, ma in questa batteria 20.100 mAh sono racchiusi in un corpo decisamente contenuto. Ha quattro indicatori LED blu, due uscite USB in grado di erogare fino a 4.8 A e un'entrata micro USB per ricaricarla. Infine, l'accensione e lo spegnimento sono automatici, ma sul lato è comunque presente un tasto per verificarne lo stato. Anche se non ci sarebbe neppure bisogno di dirlo, 20.000 mAh sono davvero tanti. Io ci carico il OnePlus 5 se non 6 volte ed è abbastanza potente da alimentare persino il Mac. Certo, non ci si possono aspettare miracoli, più che altro tiene stabile il livello della batteria. Ma in situazioni di emergenza non ci si lamenta. Ovviamente ricaricare del tutto la power bank richiede 10-12 ore, ma questo è normale. Infine, lo speaker. Un paio di settimane fa ve ne ho presentato uno con collegamento jack dicendo che in un oggetto del genere, usato per lo più in mobilità, è importante che non vi molli a metà di un viaggio. Bene, da tal punto di vista questo Soundcore con tecnologia Bluetooth mi ha semplicemente impressionato. Anker dichiara 24 ore di autonomia e devo ammettere che all'inizio ero un po' scettico, per cui ho tenuto il conto. Il risultato, a volume medio-alto, sono state 34 ore di riproduzione. Io non so se mi sia arrivato un esemplare particolarmente performante, ma sta di fatto che mi ha veramente stupito. Ah, ovviamente 34, tutte rigorosamente wireless, dunque figuratevi a quanto può arrivare se utilizzerete il collegamento analogico. E sì, perché su uno dei lati c'è un'entrata per un jack da 3.5 mm, oltre a una porta micro USB per la ricarica, un piccolo LED per indicare lo stato della batteria e un microfono. L'ultimo è utile in quanto, grazie alla connettività Bluetooth, potremo trasferire qui le chiamate che arriveranno sul nostro telefono per utilizzarlo in viva voce.
Per il resto la costruzione è impeccabile, è un blocco unico senza viti in vista e non presenta il minimo scricchiolio. Inoltre in un materiale gommato con un buon grip e nella parte superiore sono presenti il tasto di accensione e spegnimento, i due per bilanciare il volume, il pulsante play e quello per accoppiare il device. Dal punto di vista del suono anche nulla da rimproverare. È nitido, molto pieno, con bassi abbastanza potenti e quasi quasi superiore come qualità a quello del MacBook Pro 2016, che, ve lo garantisco, è davvero incredibile. Insomma, per 35 euro avrete un ottimo altoparlante che potrete tranquillamente portare in giro, perché alla fine le dimensioni non sono così eccessive e il peso è abbastanza contenuto, o che potrete tenere a casa a supportare il vostro telefono o il computer. Quando dovrò rimandarlo al produttore, mi spiacerà parecchio separarmene. Perciò questi erano 4 prodotti della Anker a cui vi consiglio di dare un'occhiata. Come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, condividetelo per aiutarmi a crescere e non dimenticatevi di seguirmi sui vari social che trovate in descrizione. Mi raccomando, noi ci rivediamo sabato prossimo. Ciao a tutti!